Non mi dimetto, così il sindaco Luigi Brugnaro nel consiglio comunale straordinario a Mestre dopo il terremoto giudiziario. 50 minuti di discorso del primo cittadino tra fischi e urla di protesta, momenti di tensione all'interno e all'esterno del comune. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si è presentato in consiglio comunale per la prima volta dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta giudiziaria Palude, che lo vede indagato insieme ad altre 32 persone. 50 minuti di discorso nella seduta straordinaria convocata oggi nella sede municipale di Mestre. Niente dimissioni è la linea ribadita dal primo cittadino, Dario Giordo. Il giorno più lungo di Luigi Brugnaro inizia alle 10.25. È la prima volta che appare in pubblico per parlare dell'inchiesta giudiziaria che lo vede indagato assieme ad altre 32 persone. Volto teso, il sindaco si prepara a rispondere alle opposizioni che a gran voce hanno chiesto un consiglio comunale straordinario ospitato nella sede municipale di Mestre. 50 minuti di difesa politica e amministrativa, la linea, quella annunciata agli alleati di governo. Niente dimissioni, si va avanti così. Non mi dimetto. Pochi applausi, molte interruzioni dal pubblico che in aula contesta il sindaco, poi l'argomento più spinoso, la posizione di Renato Boraso. Se avessi avuto qualsiasi informazione, anche minima, circostanziata, non avrei avuto alcun dubbio, alcuno. L'avrei rimosso immediatamente dalle deleghe e denunciato alle autorità competenti. Ovviamente Renato Boraso ha rassegnato le dimissioni da assessore, ha tutto il diritto di potersi difendere nella sede comune e che adotti la sua posizione. Infine la replica agli interventi dei consiglieri. Ci sono molte persone coinvolte, aspettiamo di giudicare. È già successo in passato molte volte e del mio onore io ci tengo più di quello che ci tenete voi. Compatte le opposizioni nel chiedere le dimissioni del sindaco Brugnaro, poco soddisfatte dalle parole del primo cittadino in consiglio comunale. A loro giudizio restano le criticità di un ex assessore ancora in carcere e dei vertici amministrativi sotto inchiesta. Sentiamo. Non è una questione giuridica, ovviamente, però quello che ci chiediamo noi è, in questa situazione, come il sindaco abbia l'autorevolezza, il sindaco con una maggioranza che in questi anni non ha mai espresso una voce critica nei suoi confronti, come abbia l'autorevolezza di pensare di continuare a governare per 2 anni una città complessa come Venezia, con i problemi che ha Venezia adesso. È interessante che tenga per sé la delega trasporti, con il trasporto pubblico locale allo sbando a Venezia, la Caporetto del Vaporetto, effettivamente avrà di che lavorare e noi saremo in trincea, nessuno di noi farà ferie a questo punto, perché il sindaco ha a questo punto la responsabilità anche di garantire un trasporto pubblico che in questo momento a Venezia non c'è. Non c'è via d'uscita davanti a una situazione così grave come si sta profilando, perché è la prima volta nella storia del comune di Venezia che abbiamo un assessore in carcere, un sindaco indagato, ma anche il vertice della macchina amministrativa. E mentre all'interno della sede del comune a Mestre si riuniva il consiglio, all'esterno almeno 500 persone hanno protestato rumorosamente chiedendo le dimissioni del sindaco e di tutta la giunta. Davide Calimani. Atmosfera rovente davanti alla sede del comune a Mestre, mentre all'interno si è svolto il consiglio straordinario, all'esterno almeno 500 persone hanno animatamente chiesto le dimissioni di sindaco e giunta. Sono qua perché non ne possiamo più di Brugnaro, ha distrutto Venezia e Mestre. Era evidente che era un Berlusconi in sedicesimo, si è dimostrato molto interessato ai suoi affari, direi che la conclusione è scritta. Molte associazioni e politici presenti, ma anche tantissimi cittadini. Qui con tantissimi cittadini per chiedere le dimissioni di Brugnaro. Queste sono le uniche parole che ci vogliamo sentire dire oggi. È un'amministrazione che ha fallito sotto tutti i punti di vista. Queste indagini sono solo la punta dell'iceberg, la magistratura farà il proprio corso, ma quello che noi possiamo chiedere come cittadini e rappresentanti di questi è la questione dimissioni. Riteniamo come comitato che il sindaco debba dare le dimissioni, perché se non sono in grado di esercitare la funzione pubblica non possono rimanere in giunta.
pochi i sostenitori del sindaco. Vedo che lì c'è la maggioranza, sono quattro gatti, e questa è la minoranza, è piena la piazza. Non siamo in molti, ma valiamo tanto, la nostra cittadinanza sta lavorando, non contestiamo l'amministrazione Brugnaro, io faccio anche il presidente della municipalità di Crignago Zelarino. E posso dirvi che in questi 5 anni quasi di lavoro abbiamo risposto ai cittadini, abbiamo cercato di fare tutto il possibile. I manifestanti, intanto, lasciano ampiamente intuire che la protesta proseguirà.